Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati ancora sulle fonti TV. Per tutti quelli che ci stanno raggiungendo in diretta solo ora, sono Alessandra Georgieva e seguiremo insieme la chiusura europea e non solo la seduta di Wall Street in questo momento caratterizzata di acquisti, ma non troppi. L'S&P 500 guadagna poco più di mezzo punto percentuale, Dow guadagna lo 0,40% e Nasdaq un rimbalzo piuttosto importante che tra l'altro è partito ancora da ieri, in questo momento in rialzo dell'1,34%. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google e Microsoft sono tutti in verde. Netflix, tra l'altro, è il titolo che guadagna di meno, in questo momento in rialzo soltanto dello 0,16%. Vorrei andare a vedere velocemente anche altri due titoli, ovvero titoli da osservare perché c'è stata un'incredibile volatilità quando parliamo di Tesla, ma anche di Nikola. Tesla in questo momento prezza 396 dollari per azione, lo so, è incredibile. Era da un po' di tempo che non vedevamo Tesla a questi livelli, invece Nikola a 39,60 dollari per azione, oggi al ribasso del 6,73%. Come possiamo vedere, comunque il comparto automobilistico oggi è in forte rialzo, soprattutto l'FCA che guadagna quasi quasi 4%. Andiamo a vedere velocemente anche il mercato obbligazionario. Il decennale americano rende lo 0,71, il biennale lo 0,14, 30 anni 1,48. Per quanto riguarda invece lo spread tra il BTP e Bund, in leggero rialzo 145 punti base, meno 2,30%. Uno sguardo veloce anche alla seduta europea, soprattutto dopo l'appuntamento più importante per quanto riguarda Europa, senz'altro la conferenza stampa di Lagarde che abbiamo sentito più o meno un'ora fa, poco più di un'ora fa. Il DAX guadagna lo 0,12%, FTSE MIB lo 0,34%, il FTSE 100, l'unico indice europeo, ovviamente tra quelli principali, che è sotto la parità quasi dello 0,20% in questo momento. Per quanto riguarda il FTSE MIB e l'Italia, stiamo vedendo un comparto bancario molto stabile qui in Italia. Non possiamo dire lo stesso per Telecom. STM invece in rialzo dell'1% insieme ad Apple. Quanto c'entra Apple per STM? Lo chiederemo al nostro prossimo ospite, Sante Pellegrino, CEO di SantePTrader.com. Buongiorno e ben ritrovato, Sante. Buongiorno a te Alessandra, un caro saluto a tutti gli amici trader. Allora, Sante, ti segnalo già che ci stanno arrivando un bel po' di domande che riguardano i titoli europei, soprattutto quelli italiani. Uno riguarda Nexi, l'altro Alberta Ferretti. Andremo ad analizzarli tra poco, però prima vorrei partire con questo rimbalzo negli Stati Uniti, soprattutto il rimbalzo del Nasdaq. Secondo te sarà una cosa che persisterà o vedremo questi momenti di volatilità elevata da qui fino alle elezioni almeno? Allora, non so se ricordi, ma quello che tu dici lo avevo specificatamente detto in passato. Sia l'anno zero, in buona sostanza, è un anno di fortissima volatilità, avremo grandi rialzi, grandi ribassi, soprattutto in questa fase finale dell'anno, avremo veramente da che divertirci, nel senso che i mercati assomiglieranno a delle grandi montagne russe. Questo perché? Perché ci sono tutta una serie di fattori che inizieranno man mano a creare quelli che sono dei pattern ciclici molto importanti. Io sono convinto che nell'ultima parte dell'anno sicuramente il mercato azionario darà grandi soddisfazioni, ma per quanto saranno belle queste soddisfazioni, ci sarà, come dire, il completamento della distribuzione sugli indici azionari, che è incominciata proprio a inizio anno. Quindi per l'anno prossimo si completerà questa distribuzione. Dal 2021, da metà anno 2021 in poi, purtroppo io penso che tutte le economie mondiali risentiranno di una grande crisi. Questo perché? Primo perché il Nasdaq sta dimostrando di avere una grossa volatilità, così come chi è veterano come me ricorda gli anni della dot-com, dove c'era un più 4 o meno 4 ogni giorno. E quindi c'è una ridondanza, un ritorno su quei livelli di più 4 o meno 4. Ma poi perché, se dovessimo analizzare
la situazione economica, macroeconomica globale, abbiamo delle diversità. Oggi le parole della presidentessa della BCE sono state importantissime. Farà tutto quello che è possibile, imitando un po' Draghi. La differenza è che Draghi ha un'esperienza di lunga data con governi italiani molto particolari e soprattutto ha avuto la possibilità di ricoprire dei ruoli da merchant banker in società e banche d'affari, come ad esempio Goldman Sachs, e quindi la sua azione è stata velocissima. Penso che la Lagarde, per quanta esperienza possa avere, forse non ha la stessa esperienza di Draghi. Magari mi sarebbe piaciuto avere più che la Lagarde, l'ex ministro inglese come presidente della BCE, ma l'Inghilterra, come detto prima, è oramai fuori dai giochi europei. C'è questa differenza perché il Nasdaq rimbalza sì da un sottile supporto psicologico, che è quello degli 11.000 punti tondi, ma il vero supporto, che non è stato ancora toccato, è quello dei 10.600, mentre l'S&P 500 ha toccato i 3.376. A questi livelli, a questa reazione, ovviamente, può sicuramente influire la novità della Lagarde, cioè una presa di posizione forte nei confronti dell'Europa, l'incontro che c'è stato tra i capi di governo ieri. Infatti il DAX ha chiuso positivamente alla fine e ha superato dei livelli di resistenza molto importanti, a differenza di tutti gli altri indici mondiali. Ma la verità è che la Federal Reserve ha, come dire, una forza liquida importante, imponente, e cerca sempre più inflazione. Invece l'Europa, con la BCE, che in un primo momento come dire, ha trovato tranquillità, pace con la Lagarde, è stato un po' ferma, a differenza di Draghi, che invece era operativo sin da subito, adesso inizia a rincorrere quella inflazione che ha anche sempre sottolineato Draghi e che però non è mai arrivata in Europa. Quindi abbiamo due continenti, due situazioni diverse, e sicuramente però abbiamo delle opportunità per il prezzo basso delle azioni europee, ma non tutte le azioni europee hanno prezzi bassi, e non tutte le azioni europee, a differenza dell'America, riescono a dare redditività. Quindi ci sarà un bel po' da sorridere nei prossimi mesi. Ecco, questo è molto interessante perché praticamente la tua opinione è completamente diversa rispetto al nostro ospite precedente che diceva che ci sono molto value stocks, ovvero tanti titoli europei che valgono la pena e sicuramente ci sarà un incremento degli acquisti in Europa rispetto agli Stati Uniti. Tornando però ai mercati, quale sarebbe secondo te ecco il prossimo livello per quanto riguarda soprattutto l'S&P 500 e poi ci spostiamo ad analizzare anche Tesla ed Apple in particolare. Allora, io mi auguro che il mercato S&P 500 possa superare questa subitissima resistenza veloce che è sopra i 3.425, perché se la superiamo a rialzo, e allora ci sarà una corsa fino alla prossima resistenza, anzi alle prossime resistenze, che saranno 3.500, 3.525, 3.550. Dico queste resistenze perché sono delle resistenze dove non è stata costruita una posizione barriera. Quindi mi auguro che possa andarci veloce per continuare a salire. Il problema è che siamo con pochi volumi, siamo ancora all'inizio del mese, e siamo soprattutto in una situazione dove ci potrebbe essere indecisione per via delle elezioni che da qui a un mese, insomma, si andranno ad annunciare. Quindi dobbiamo rimanere sopra i 3.425, non dobbiamo abbandonare il livello di 3.375, pena l'abbandono del livello 3.375 porterà l'S&P 500 velocissimamente verso il livello di 3.075-3.125 punti. Sante, vorrei chiederti, dopo un po', ecco, un po' di sedute molto volatili, per quanto riguarda Tesla, tantissime persone si sono espresse in maniera molto diversa. Qual è la tua posizione per quanto riguarda il titolo? È finito il rally secondo te o ritornerà ai livelli precedenti? Allora, una domanda importante, perché è il titolo che, come dire, in questo momento brilla per tutta una serie di considerazioni, sia perché il suo fondatore
è un innovatore. PayPal oggi è, tra virgolette, la banca digital più utilizzata per l'e-commerce, più utilizzata nel mondo. Ed è una banca solida, è una banca che aveva già anticipato tutte le tecnologie, che usa la blockchain, che usa la digitalizzazione, che usa tutto ciò che è Chromium, quindi molto forte. Quindi Tesla sicuramente resta un titolo da tenere sotto i riflettori, da tenere sotto la lente di ingrandimento e da considerare un titolo molto interessante perché? Perché nel prossimo futuro comunque c'è una conversione dal carburante, dal benzene, dal diesel verso l'energia pulita. Quindi Tesla è da tenere sempre sotto osservazione. È importante capire quale sarà la capacità di redditività nei prossimi anni. Secondo me, Tesla inventerà qualcosa di innovativo. Qualcosa di innovativo e interessante che però magari potessi sapere. Il titolo rimane molto interessante fino a quando non superiamo il supporto psicologico dei 300 dollari per azione. Fino ad allora siamo forti, fino ad allora il grafico può mantenere un'intonazione rialzista nonostante la pseudo divergenza ribassista tra i massimi fatti a luglio e i massimi fatti a settembre, anzi, pardon, i massimi fatti ad agosto, e quindi fino a quando siamo sopra comunque questo incrocio di trend line e supporti, siamo abbastanza positivi. L'ultimo supporto negativo sarà sicuramente quello dei 275, però nel brevissimo, per ripartire al rialzo, i 425 restano una doppia resistenza fondamentale. Sante, spostiamoci velocemente sul nostro mercato perché ci arrivano veramente tante domande. Io vorrei partire con Nexi. Federico ci scrive: Ciao, Nexi ha rotto un'importante resistenza e iniziato un nuovo trend rialzista. Domanda, che cosa ne pensi tu? Allora, Nexi è un titolo molto interessante perché ha il primato nella, come dire, nella parte della tecnologia, dei pagamenti, carte di credito e quant'altro. Molto importante perché è un'azienda forte, è stata quotata ed è stata soprattutto, come dire, investita di un forte appeal durante la quotazione. Siamo in buona sostanza a dei livelli di swing importantissimi. Non siamo in ipercomprato, quindi c'è la possibilità che una chiusura daily sopra il livello dello swing storico di 16,50 possa sicuramente dare spazio a un'ulteriore salita che potrebbe non solo far raggiungere i 17 euro per azione, che sono un record storico quasi toccato. Infatti, all'inizio del 2000, in particolare a febbraio, abbiamo quasi toccato i 16,90. Quindi superato lo swing di 16,50 è molto probabile che il 17, numero tondo, venga agganciato. Da lì in poi una salita anche più rigorosa fino ai 19 si potrebbe avere. L'unico motivo per tornare a scendere, sto facendo un'analisi su un grafico settimanale, perché è un titolo che se ne dica sottile, con volumi abbastanza bassi, nonostante i 4 milioni della giornata odierna, il supporto importante è quello dei 16 euro per azione. Da lì in poi potremo scendere fino agli ulteriori supporti di 15,40. A me piace sempre parlare di supporti e resistenze perché, scherzando ieri con un amico sui social, ho detto che effettivamente di borsa può far sorridere questa cosa, ma non ci capisce nulla nessuno perché i prezzi determinano la volatilità e la volatilità di conseguenza rappresenta l'emotività dei partecipanti al mercato finanziario. Quindi meglio seguire il prezzo. Trend is your friend. Allora, proseguiamo con la prossima domanda, che è un parere su BPM che ha superato le prime due resistenze. Si può ancora comprare? Domanda inoltre MPS e Mediobanca, quali sono i livelli operativi? Partiamo di BPM. Scusa, partiamo con BPM. BPM è un titolo molto interessante, un titolo che io chiamo titolo per chi ha fatto dei corsi con me civetta e sa perché. E oggi è una giornata molto importante. Sicuramente in giornata potremo raggiungere ulteriori rialzi, spingendoci fino a 1,53 e anche oltre. È importante osservare il titolo in questa fase perché un ulteriore allungo dei mercati azionari verso la parte alta del canale rialzista potrà, mi riferisco soprattutto agli indici azionari americani e tedesco, perché l'italiano è ancora in un limbo, potrà portare sicuramente beneficio al banco BPM che potrà innanzitutto toccare la resistenza fondamentale di 1,5713. Superata quella resistenza, è molto probabile che ci si avvii verso una nuova resistenza. Nuova resistenza
che in questo caso è ai livelli di 1,80. Quindi superando la prima resistenza 1,58 direzione 1,80. L'unico motivo per tornare a scendere che il titolo può avere è la rottura eventuale del minimo di 1,20, che tra l'altro è uno swing di mercato molto 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 forte. Ecco, invece un'opinione anche per quanto riguarda MPS e Mediobanca, cioè ribadisco che comunque oggi il comparto bancario è molto molto tonico per quanto riguarda ovviamente il FTSE MIB. Allora, Banca Monte Paschi sicuramente è un titolo da tenere sempre sotto osservazione per il motivo che ho detto prima anche su Banco BPM, perché è effettivamente un titolo bancario da tenere sotto controllo in quanto ha molta volatilità. A questi livelli di prezzo, Banca Monte Paschi però purtroppo non esprime ancora una corretta, come dire, rappresentazione dei fondamentali. Perché? Perché c'è ancora forte indecisione da parte del governo rispetto a quelle azioni che bisogna intraprendere e quindi non mi sento di esprimere né un giudizio positivo né un giudizio negativo. È un titolo che per chi ce l'ha in portafoglio non deve fare altro che pazientare rispetto a quelle che saranno le scelte, le decisioni del governo. Quindi in buona sostanza, fare un'analisi su Monte Paschi è come lanciare una monetina in alto e sperare che esca il segno desiderato. Questa è la realtà. Per quanto riguarda invece Mediobanca, è un titolo che a me piace molto, ne parlavo l'altro giorno con Giacomo, titolo interessantissimo a cui io sono molto legato perché è il titolo che mio padre mi ha, come dire, dato in eredità avviandomi al trading. Non ricordo quando ero piccolino, era il titolo che abbiamo sempre tradato, soprattutto d'estate. È un titolo che rappresenta una buona Scusami, base. perché d'estate c'è un motivo particolare? Assolutamente sì. Siccome ovviamente è una banca che fa molta fiscalità estera, quindi si allinea a quelli che sono i risultati diversi, cioè piuttosto che dare le semestrali, Mediobanca dà i conti sempre dopo le semestrali perché investe anche in altre nazioni e quindi da lì arrivano tutti i ricavi che Mediobanca riesce a trarre. Quindi da dopo giugno Mediobanca può, come dire, tirare delle linee di bilancio e capire se la fine dell'anno sarà fortemente positivo o negativo. Quindi questo caratterizza molto il titolo Mediobanca, che è una merchant bank, una corporate bank, una Financial Bank è una banca a tutto tondo che fa investimenti di uno spessore elevatissimo, quindi una banca da osservare sempre. Pardon. Quindi Allora, sì, vai, vai, finisci il... importante è la rottura di Mediobanca del livello di 8 euro per andare a tracciare non solo la resistenza di 8,50, ma andare a chiudere eventualmente il gap a 9,75. Ottimo, Sante, proseguiamo con il prossimo titolo che è Alberta Ferretti, non lo so adesso se lo stai seguendo, è un titolo molto particolare. Allora, AF, giusto? Sì, A-E-F-F-E. Titolo che ovviamente rappresenta il comparto del tessile e dell'abbigliamento, che purtroppo trova una discesa che si va a, come dire, fermare ai livelli di minimo storico del 2016. Siamo a livelli di 0,80 centesimi per azione, 0,87 in questo momento. Non dobbiamo superare lo swing ribassista di 0,83 perché da lì in poi potremo scendere fino all'ulteriore swing di 0,66. C'è tutta una zona di accumulazione che nel tempo ha caratterizzato un rimbalzo forte di questo titolo. Ovviamente bisognerà assistere ad un'accumulazione molto interessante che può però avvenire solo nella lettura del depth of market, cioè del book di negoziazione. Chi fa scalping sa cosa intendo, quindi bisogna prestare molta attenzione non al grafico, ma alle notizie fondamentali, quindi andare a fare delle analisi approfondite sul titolo, capire se ci sono in futuro dei consigli di amministrazione o se ci sono degli affidamenti bancari, quindi bisogna fare molta ricerca e poi osservare con attenzione come il book di questo titolo nei prossimi giorni si comporterà. Questo è l'unico motivo per pensare di acquistare eventualmente
A F per un ritorno verso la resistenza 1,12. Al contrario, come già detto, l'abbandono di 0,83 porterà ai minimi storici a 0,66 il titolo. Allora, intanto segnalo che stiamo vedendo comunque alcune notizie breaking che stanno passando dall'agenzia, innanzitutto Apple e quasi l'intero comparto tecnologico sta rallentando il rally iniziale. Apple in questo momento sotto la parità perde lo 0,09% e non solo. Per quanto riguarda la questione della Brexit, l'Unione Europea ha chiesto a Johnson di ovviamente di cambiare il cosiddetto market bill che riguarda i mercati entro la fine del mese. Sicuramente, ecco, questa è una richiesta molto molto importante. Intanto andiamo a vedere velocemente come si sta comportando la sterlina. Stiamo vedendo Sante ultimamente un mercato valutario estremamente interessante e molto volatile. Quale potrebbero essere i prossimi target per la sterlina dollaro, ma anche euro sterlina, appunto alla luce della Brexit che è imminente? Allora, è una domanda molto particolare perché secondo me, ovviamente, l'Inghilterra, così come ha scelto di uscire dagli accordi europei e dagli accordi commerciali, dagli accordi di legge, dagli accordi totali, insomma, ha detto ciao in pieno stile British, nel senso che ha detto vi sbatto la porta in faccia, fate quello che volete, io sono io, voi siete voi. E penso che si giocherà così anche il bill del mercato. Boris Johnson, che un fessacchiotto poi non lo è, visto che è uno dei pochi che ha superato un test di quoziente intellettivo abbastanza elevato, ha frequentato un'università molto importante, quindi ha mantenuto parola rispetto all'iniziativa della Brexit. Anche io non ci credevo, devo essere sincero, perché Londra come piazza finanziaria rappresenta la più grande cassa di compensazione e margine dell'obbligazionario mondiale. Non solo, ricordiamoci sempre che il petrolio in prima battuta viene proprio tradato a Londra, quindi una piazza finanziaria molto importante. Tra l'altro, per chi ha studiato economia, ricorda anche le famose leggi keynesiane, quindi molto importante quello che avverrà sul pound, che in questo momento a livello futures sta rompendo a ribasso il supporto di 129, quindi 1,2906. L'obiettivo del pound è quello di indebolirsi per andare ad appoggiarsi sui supporti di 1,25, 1,24 e 50. In questa accelerazione verso il ribasso c'è un ritorno a quello che dicevo prima. Sì, l'Europa ha dei prezzi che convengono, ma gli investitori stranieri, quando comunque creano dei portafogli di investimento, devono anche gestire il rischio di cambio, devono anche gestire il rischio di prestito. Quindi abbiamo un'Europa che ha tassi negativi, l'euro che ogni volta che l'azionario sale, pardon, l'azionario scende, sale l'euro a copertura dell'azionario. Quindi il pound che scende ha tutto vantaggio degli inglesi, perché con la crisi che c'è, con lo smart working, molti italiani ad esempio sono ritornati in Italia con uno stipendio inglese e quindi vedremo se avranno la capacità di investire in Italia, ma avranno sempre le proprietà in Inghilterra. E con il pound debole, molti fondi americani secondo me faranno man bassa in Inghilterra, al contrario dell'Europa dove, come dicevo prima, abbiamo tassi negativi. È euro che costa troppo. Allora, ti chiedo un'ultimissima domanda. Secondo te il mercato inglese, l'equity inglese, soffrirà dopo questa separazione non avvenuta nella maniera migliore? Allora, l'equity a livello di corporate quotati sul FTSE sicuramente subirà l'influenza negativa che ci sarà nei prossimi anni dell'equity globale. Però per l'Inghilterra la separazione dall'Europa è una grandissima opportunità. Ah, ok, quindi è sempre bellissimo sentire i nostri ospiti perché tutti quanti hanno delle opinioni molto molto diverse, ciò che rende tra l'altro il mondo, ecco, più colorato. Intanto ti ringrazio tanto, Sante Pellegrino, CEO, santeptrader.com. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te Alexandre, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti gli amici trader e buon trading a tutti.
Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi segue ovviamente un'analisi dei dati macro del giorno e che cosa possiamo aspettarci, ecco, degli indici americani, soprattutto dopo i 3 giorni di sell-off. Ieri c'è stato un rimbalzo importante, però stanno arrivando anche le elezioni americane che non bisogna mai sottovalutare. Ci rivediamo tra meno di 5 minuti.